Ciao a tutti spazzature, come va? Spero tutto a puttane. Ebbene sì, oggi siamo dal padre di GTA 5, cioè, se non avete capito un cazzo perché siete delle scimmie, siamo su GTA 4. Naturalmente qualche cretino di voi dirà: ehi, che sfigato che sei, non hai GTA 5? Ah, 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 io ce l'ho e tu no, sfigato. Io vi vengo a rispondere con queste tre parole. Voi bimbi minchia che non capite un cazzo, GTA 5 per il PC non è ancora uscito, quindi se volete che faccio gameplay su GTA 5, mi dovete comprare una cazzo di console con il gioco incluso. Se come sempre andate a piangere da vostra madre, sempre in tre parole vi dico: andate a dormire con il biberon, che non avete l'età di usare il PC. Mamma, mamma, quel pezzo di merda di Sagittarius ha detto che non ho l'età di usare il PC. Figliolo, alla tua età non devi vedere video di Sagittarius, è meglio che ti vai a masturbare sui siti XXX. Babbeo, ascolta tua madre che è meglio, se no ti prende per gli schiaffi in culo. Ok, per quelli che sono rimasti a vedere il video, vi auguro buona merda. Ebbene sì, oggi io mi voglio fogare, facendo casino su GTA 4 perché sono incazzato, la colpa è tutta vostra. Non siamo saliti nemmeno di un 0,00001, quindi questo significa che voi non avete fatto il vostro lavoro e che non vi piacciono i miei video. Lasciamo stare quel rettile e quel dinosauro, che forse sono scappati in Palestina per farvi i cazzi. Ma te guarda questa nonnina che si voleva salvare dal terrorista saggio. Nessuna nonna può tornare a casa a parte la mia, che viene dal Vietnam con la Range Rover viola e con lo scritta pace in fronte nella fica. Questa giovane puledra di una scimmia sa guidare un'auto, cazzo. È una specie rara, peccato che l'ho uccisa, speriamo che non vengano i suoi familiari a spaccare la mia famiglia e uccidere la bottiglia di vodka. Ah ah ah, questa faceva ridere. Ma guarda, ora prendo gli accendini fatti da mia nonna, cazzo quanto bruciano. Mi sa che oggi la mia faccia andrà in prima pagina del giornale e su Italia 1. Forse potrebbero farmi vestita quelli delle Iene. Per quelli di voi che non sanno di cosa sto parlando, vuol dire che non hanno una vita sociale con la TV, e sanno solo usare il PC, e non vedono assolutamente la TV italiana. Oh, ma guarda quanto mi sto divertendo, secondo me nemmeno mia nonna ha mai avuto questo divertimento in vita sua. Sbirri, succhiate, ora come fate ad andare senza auto? Ma chi cazzo è che ha urlato come un elefante? Figlio di puttana, mi hai ucciso, un giorno ti ritrovo e ti scopo la sorella e ti ammazzo la madre e ti taglio il tuo corto cazzo e al tuo padre lo uccido semplicemente, anzi no, lo do in pasto ai cani che se lo inculano e poi lo mangiano. Fuori uno. Fuori due. E tu dove cazzo scappi e? Questa è la tua fine. Ops, no, ti ho mancato, che cretino che sono. Oh, ma te dove cazzo vorresti scappare? E forse sarebbe stato meglio se fossi rimasto in macchina. Bene, ora tocca a te morire, figlio senza nonna. Ma guarda lì chi c'è, tu figlio di puttana, mi avevi ammazzato prima e ora toccate figlio di puttana a morire. Ops, ti ho sparato con il fucile da cecchino. Guarda quanti bicazzi mi sono griffato. Merda, stavo quasi per morire come un pompiere in mezzo al suo lavoro, vede una donna nuda in bagno che si sta masturbando. Scappiamo per i vicoli, perché sennò poi vengono i froci che mi vorrebbero inculare. Mi devo cercare una fottuta auto, per poi andare a comprare puttane, visto che ho il cazzo grande, facciamo molto divertimento gratis. Ah, ma guarda lì, c'è una bella auto senza tetto. Ci sono una centinaia di froci che mi vorrebbero ammazzare e poi quando sono morto scoparmi e vendermi nel mercato degli schiavi morti, con l'ano largo. Ma levatevi dalle palle schiavi, che se vi siete scordato io sono il vostro re saggio, quindi dovete ubbidirmi a puro piscio. Grande re saggio, noi vogliamo essere, sempre e per sempre uccisi a tiri di cazzo e giochi di molestie.
E così sia allora, morite tutti bastardi senza padre e madre, ah giusto, la madre l'ho uccisa io inculandola davvero in modo forte, ad un certo punto gli si è strappata la fica e il buco del culo, infatti si sono uniti. Nonna, mi dovresti vedere, sembro proprio un bel fighetto che se la spassa a Beverly Hills, ciao, Sagittario, per dirti, questo... questa battuta non faceva ridere, per dirti, Cioè, non è per scoraggiarti, però... Ti sto dicendo, questa battuta non faceva ridere. Per quelli come Dinosauro che non hanno il senso dell'umorismo, vi dico in tre parole cazzo, fatevi una bella sega fatta dalla sorella della vostra ragazza, poi svelatelo tutto alla vostra ragazza, così dopo ve la fa una anche lei perché si sentirà male, e per fare la parità con sua sorella penso, e dico penso, questo vuol dire che non è sicuro, cioè penso che vi farà anche un bel bocchino. Gustiamoci questo bel hot dog, che in tre parole significa carne caldo, buono. Cazzo quanto costa. Quasi quasi, visto che sono un big boss, mi riprendo i soldi indietro, fottiti. Merda, non ha soldi, ah già, questo era un'offerta gratis fatta dalla casa. Ciao a tutti ragazzi, ecco a voi, abbiamo raggiunto la fine del video, cosa pensate che faccio, qua? E se avete capito, purtroppo per molti il mondo è crudele, ma per me è una bella cosa, lo faccio solo per vedere se Dio esiste, se non esiste tornerò indietro a fare tutte le cazzate che mi padre, ciao a tutti spazzature e alla prossima. You're surrounded, right here, right now.